stradale nella serata di ieri a Domo, frontale fra due vetture in regione Nosera, morta Maria Lamacchia. Ritorno sui banchi di scuola per 19.800 studenti nel VCO, liceo Cavalieri, dove vi è boom di iscritti in visita il prefetto. SOS del sindaco di Pallanzeno, Giampaolo Blardone, alla regione Piemonte, ripulite i corsi d'acqua. Omegna vietata la questua in città, lo stabilisce l'ultima ordinanza firmata dal sindaco Marchioni. Grande successo di spettatori alla festa dell'uva di Masera, ieri i protagonisti sono stati carri, tutti ispirati alla vita contadina. Appuntamento con dilettanti per dire questa sera alle 20.30, ospite l'allenatore del Piedimulera a Tabozzi e il DG dell'Accademia Borgomaniro Turconi. Ben ritrovati dalla redazione di Viccia Notizia, questa edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, incidente mortale nella notte a Domodossola, teatro dello scontro via Torino, nei pressi della rotatoria di Regione Nosera. È costato la vita a una donna di 71 anni, Maria Lamacchia, residente a Omegna. L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 21 a Domodossola, in regione Nosera, di fronte alla sede dell'azienda OGM. Tra le auto coinvolte, secondo le prime ricostruzioni dei militari della compagnia di Domodossola intervenuti sul posto, una Ford Fiesta condotta da un 19enne ossolano in arrivo da Villa Dossola avrebbe imboccato la rotonda verso via Torino, finendo sulla corsia opposta. Dall'altra parte arrivava la Lancia Y della 71enne. Inevitabile lo scontro, coinvolta anche un'altra Fiesta che ha tamponato la Lancia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Domodossola, il 118 e i carabinieri. La 71enne è stata soccorsa e accompagnata al DEA del San Biagio, dove però purtroppo è deceduta intorno all'1.30 della notte. Ricoverata per un trauma cranico, una ragazza che si trovava sull'auto del 19enne. Nulla di grave invece per il 19enne, per l'altro amico che viaggiava con lui e nemmeno per il conducente dell'altra Fiesta. Sull'accaduto indagano i militari del capitano Davide Lazzaro. Per chiarire le cause dello scontro si attendono anche i risultati degli esami del sangue del 19enne per comprendere se fosse in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti. Primo giorno di scuola oggi per gli studenti del VCO. In provincia si contano 19.784 fra scolari e studenti. La campanella in molti istituti è suonata alle 8, altri hanno ripreso le lezioni a partire dalle 9. Il primo giorno di scuola rappresenta, soprattutto per gli alunni delle prime classi della scuola primaria, un momento di cambiamento. Fuori dai cancelli, bimbi preoccupati accompagnati da genitori altrettanto ansiosi. Anche quest'anno la scuola ricomincia con vecchi e nuovi problemi. La carenza di docenti e di personale ATA sono tra i malanni che affliggono la scuola italiana. Il mondo sindacale alla vigilia ha sottolineato un leggero miglioramento rispetto agli anni passati, ma l'attesa per le nomine si sentirà anche quest'anno. E c'è poi chi, come il liceo Cavalieri, quest'anno ha visto aumentare il numero degli iscritti. Questa mattina al via 10 nuove prime classi fra scienze umane, classico, scientifico e linguistico. A livello logistico non ci sono più spazi per altre classi, occupate tutte 34 le aule. 4 classi di liceo scientifico, 4 di scienze umane e 2 invece del liceo classico. 10 classi nuove, 10 prime nuove per il liceo Cavalieri, 5 quinte erano uscite l'anno scorso, quindi un incremento di quasi 150 alunni e adesso c'è anche da organizzarsi dentro la struttura. È una grossa soddisfazione per la nostra scuola, coronamento di un lavoro che è stato svolto in tutti questi anni. Il successo delle scienze umane ci ha ripagato della fatica con cui abbiamo iniziato il corso, perché da 4 anni funziona nella nostra scuola, con numeri diversi dalle realtà precedenti, e questo ci riempie di orgoglio e di soddisfazione. Grossa soddisfazione ce l'ha data il corso bilingue con il tedesco, che ha dei numeri ragguardevoli. La scelta è stata fatta in funzione dell'occupazione eventuale in Svizzera, e grosso successo di quest'anno 2 classi di liceo classico, di cui una con una sperimentazione di storia dell'arte. Per quanto riguarda le aule occupate, saranno 34 contro le 29 dell'anno scorso. Allora, noi abbiamo esattamente 34 aule, per l'anno prossimo si porranno evidentemente dei problemi di spazio, a cui spero che l'ente provinciale preposto alle scuole superiori provveda, perché effettivamente la scuola sta un po' scoppiando. Per il momento abbiamo tutte le norme di sicurezza rispettate, ma si porranno dei problemi per il futuro. Noi non vogliamo chiudere le iscrizioni
per questa scuola, visto che sta diventando una scuola significativa nel territorio. Anche perché per le terze, le quarte e le quinte c'è un progetto molto importante in atto. Sì, per le terze, le quarte e le quinte scientifico siamo state selezionate, sono 26 scuole in tutta Italia, quindi praticamente una per regione, per una curvatura biomedica con l'Ordine Nazionale dei Medici, per cui i ragazzi che su base volontaria sceglieranno e hanno già scelto di fare questo percorso, potranno prepararsi per il test di medicina assieme all'Ordine dei Medici con delle lezioni supplementari e pomeridiane di materie scientifiche. E anche questa è una grossa soddisfazione. E al Liceo Cavalieri questa mattina è arrivato anche il prefetto del VCO per il consueto saluto ai ragazzi. Oggi sono venuto proprio per portare, diciamo, il saluto e l'importanza della scuola, il rapporto, diciamo, nell'ambito dello Stato, l'importanza della scuola e di questa scuola. Oggi è una giornata importante per i ragazzi, però una cosa importante è che la scuola che non solo si rinnova, ma anche la scuola vicino alla società e soprattutto possibilità attraverso la scuola di avere uno sbocco nel mondo del lavoro. La scuola si è aggiornata con le lingue, si è aggiornata con nuove materie, nel sociale, qui si insegna psicologia, sociologia, un'evoluzione vicino al mondo del lavoro, possibilità dei ragazzi di inserimento nel mondo del lavoro e soprattutto essere, diciamo, un nuovo tipo di educazione che tiene conto della realtà sociale. Si presterà anche attenzione eventualmente ai numeri sempre crescenti. I numeri è un'importanza perché devo dire che è cambiata anche la concezione della scuola. Qui noi siamo con una concezione, diciamo, importantissima di azienda, scuola come azienda, perché quando aumentano i numeri vuol dire che c'è un interesse della gente. Se c'è interesse dei ragazzi vuol dire che c'è possibilità per il futuro dei ragazzi. Soccorso in montagna, giorni di lavoro intenso per i volontari della 10ª delegazione Valdossola che ieri mattina sono dovuti intervenire in Alta Val Formazza per prestare soccorso a una comitiva di 30 persone. Hanno affrontato la montagna formazzina decisamente impreparati, con abiti troppo leggeri, sandali e scarpe da ginnastica. Sono arrivati in queste condizioni, inzuppati d'acqua da capo a piedi, ai 2480 metri di altitudine del piano di Camosci, dove è situato il rifugio Città di Busto. Il gestore del rifugio, Marco Valsesia, aveva cercato di scoraggiarli dal fatto di salire in quota così male equipaggiati e sotto la pioggia. Ma i 30 turisti facenti capo al gruppo missionario mondiale con sede a Milano non l'hanno ascoltato. Sabato sera il gruppo, formato da bambini e adulti sudamericani, si è presentato al rifugio. Erano tutti sfiniti dalla fatica e completamente bagnati dalla pioggia e soprattutto senza abiti di ricambio. Il gestore li ha rifocillati e domenica mattina ha subito allertato il soccorso alpino, poiché nella notte aveva nevicato e in quelle condizioni il gruppo non sarebbe stato in grado di scendere a piedi fino a Morasco, col sentiero reso insidioso dalla neve e il fatto che non calzavano gli scarponi. Grazie all'intervento del soccorso alpino e alla disponibilità dell'Enel, che ha consentito l'uso della funivia, la comitiva domenica in tarda mattinata ha potuto raggiungere nuovamente Morasco. Ma ieri il soccorso alpino della 10ª delegazione Valdossola ha dovuto fare gli straordinari, in una giornata di superlavoro. La stazione di Baceno è intervenuta nei boschi di Goglio, dove un cercatore di funghi di Ierago, in provincia di Varese, è stato colto da un malore. Purtroppo per lui, un pensionato di 71 anni, non c'è stato nulla da fare, è morto stroncato da un infarto. In serata è stato invece soccorso alpino Vigezzino, unitamente al SAGV, ad intervenire per due fungiati che si erano smarriti nella Valle degli Orti, tra i territori di Craveggia e di Dissimo di Re. Sono stati tratti in salvo dall'elicottero del 118. Emergenza anche nelle Vergante. Poco prima dell'imbrunire, alcune persone di Gignese avevano visto un parapendio in difficoltà. Si era ipotizzato un incidente. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del comando provinciale, la polizia locale e il soccorso alpino di Omegna. Del parapendio però nessuna traccia, con l'allarme che alla fine è rientrato. Il progetto del CEM di Verbania, unico italiano premiato per l'International Architecture del Chicago Ateneum ad Atene. Gli architetti, la città lo tratti con il respiro internazionale che gli compete.
Un'eccellenza mondiale negli spazi culturali, il progetto del CEM Maggiore ha ottenuto il premio International Architecture del Chicago Ateneum, consegnato ad Atene lo scorso 8 settembre. Il centro eventi dell'architetto Salvador Perez Arroyo è stato l'unico italiano vincitore, primeggiando nella categoria destinata a spazi culturali e musei. Si tratta di un riconoscimento prestigioso con migliaia di candidature arrivate. Il CEM è rientrato nei 75 selezionati per la finale. A ritirare il premio lo staff di architetti che ha lavorato con Arroyo, che era invece impegnato altrove. La giuria di grande prestigio ha considerato diversi parametri, tra cui gli aspetti più all'avanguardia come l'ecosostenibilità, oltre alla bellezza architettonica. Dopo la premiazione, l'architetto Flavia Brenci, tra i progettisti del CEM, ha pubblicato su Facebook alcune considerazioni, a cominciare dalla soddisfazione per il successo ottenuto, ma anche sottolineando come dall'amministrazione comunale di Verbania non siano arrivati messaggi o telefonate di congratulazioni. Soprattutto Brenci evidenzia come non venga valorizzato il fatto che il progettista del teatro sia un architetto di fama internazionale. Cara città di Verbania, scrive, hai a questo punto oggettivamente un gioiello nelle tue mani, trattalo con la cura e con il respiro internazionale che gli spetta, perché è solo e semplicemente un valore aggiunto e non un depauperamento. Per i ringraziamenti ne possiamo anche fare a meno, noi la nostra gratificazione l'abbiamo ricevuta, nonostante tutto. La discussione in atto in queste ore dopo i fatti di Livorno riporta il problema in primissimo piano, la pulizia dei rii e dei torrenti. Il primo cittadino di Pallanzeno ha deciso di sollecitare la regione. Renato Balducci. Il sindaco di Pallanzeno, Gianpaolo Blardone, ha denunciato il pessimo stato dei corsi d'acqua e così ha scritto alla regione, al prefetto e alla procura della Repubblica per rilanciare alcune segnalazioni già fatte in passato alla direzione regionale. Segnalazioni, spiega il sindaco di Pallanzeno, rimaste senza riscontro. Siamo preoccupati per le sempre più critiche condizioni in cui versano i corsi d'acqua demaniali che interessano il territorio comunale del nostro comune, dal rio Oraccio al rio Casella al rio Moiona, oltre ai relativi affluenti e rami secondari. Per Blardone, senza manutenzione si rischia grosso. Oltre all'accumulo di detriti litoidi legati alla normale dinamica torrentizia, spiega il sindaco, si è sviluppata una fitta invasione di vegetazione che lungo gli alvei montani ha invaso l'intera sezione utile degli stessi corsi d'acqua. Da qui il grido di allarme del sindaco Solano, visto che l'autunno porta spesso precipitazioni intense e prolungate che potrebbero causare pericoli. Blardone ricorda che la sua amministrazione ha messo a disposizione sue risorse derivanti dai fondi ATO al fine di mitigare il rischio idrogeologico connesso alla situazione descritta. Risorse tuttavia insufficienti alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua. È assolutamente urgente e non più differibile procedere ad una completa pulizia dei corsi d'acqua. E ora siamo a parlare della nuova ordinanza firmata dal sindaco di Omegna. D'ora in poi sarà vietato mendicare in città. Dopo l'ordinanza antibivacco che tanto ha fatto discutere, altra ordinanza destinata a lasciare il segno da parte dell'amministrazione omegnese. È infatti online sull'albo pretorio il provvedimento che vieta l'accattonaggio e la richiesta di donazioni in denaro anche al fine di segnalare e agevolare le manovre di parcheggio in lungo Lago Buozzi ed in particolare di fronte all'ospedale Madonna del Popolo. Non solo, il divieto vale anche all'esterno di supermercati ed esercizi commerciali dove alcune persone con insistenza chiedono denaro o si offrono di ricollocare i carrelli della spesa presso le apposite strutture di stoccaggio al fine di recuperare e trattenere la moneta contenuta. Chi esercita abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardia macchine in base al decreto Minniti è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di 1.000 ad un massimo di 3.500 euro, mentre per i questuanti all'esterno dei supermercati l'ordinanza comunale prevede multe che variano da un minimo di 25 ad un massimo di 250 euro. La polizia locale e le forze di polizia che accerteranno eventuali casi di accattonaggio sono tenute alla segnalazione del soggetto sanzionato alla prefettura del VCO quando ricorrono le condizioni di presunto riconoscimento della protezione internazionale ai fini delle valutazioni di competenza. Un altro provvedimento per avere una città più sicura ed ordinata, chi ha regolare licenza commerciale può vendere, ma basta a parcheggiatori abusivi e continue richieste di aiuto fatte soprattutto a persone anziane, le parole del sindaco Marchioni. Stresa si è fermata oggi pomeriggio per ricordare le vittime dell'11 settembre. A 16 anni dall'attentato che ha sconvolto il mondo, l'amministrazione Bottini ha riproposto la cerimonia in riva al Lago Maggiore.
Ogni anno questo momento di riflessione, presente una delegazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, diversi stresiani e qualche turista americano ospite in questi giorni negli alberghi cittadini. Le bandiere d'Italia e Stati Uniti hanno sventolato nel cielo di Stresa, testimonianza del legame che unisce il nostro paese con gli Stati Uniti. Un atto di memoria doveroso, hanno detto gli oratori, che ogni anno si ripete perché il mondo non può dimenticare quanto successo la mattina dell'11 settembre del 2001. Sulla rassegna Il teatro sull'acqua è calato il sipario, positivo il bilancio della manifestazione, qualche giorno di riposo e poi si penserà all'edizione 2018. Dalsa Mareni, direttrice artistica del Teatro sull'acqua di Arona, scrittrice appassionata, si è innamorata di Arona perché ha trasformato, diciamo, quello che è il soggetto delle sue opere proprio sulla storia di Arona, è vero? È vero. Poi quando conosco un posto e mi piace, vado a cercare le radici di questo posto e mi piace raccontare la storia, da dove viene, cosa è successo prima, cosa raccontano queste pietre, cosa racconta l'acqua, soprattutto l'acqua che è una bella memoria. È partita, diciamo, da San Carlo lo scorso anno, quest'anno addirittura ha rispolverato Giuseppe Garibaldi. Sì, e Garibaldi viene così, un momento, è un'immagine dell'Italia che si unisce, secondo me il momento in cui c'è tanto odio, tanta frammentazione, tanta voglia di distaccarsi, di frammentarsi, di litigare, tanta rissa. Secondo me bisogna anche ricordare che l'Italia è migliore, quella che ha voluto unirsi. Tanta gente che ha proprio, possiamo dire così, appetito, fame di cultura, ma il valore aggiunto, direi, di questa manifestazione sono i 30-40 giovani che danno una mano per realizzare tutto questo teatro sull'acqua. Beh, i volontari sono dei ragazzi della scuola e veramente ci abbiamo una grande richiesta, sono già 44 e tendono ad aumentare, danno una mano e sono sempre presenti e ci mettono tutta la loro passione. Nel cassetto di Dacia Marini per l'edizione 2018 che cosa c'è su Arona? No, è presto per dire, perché poi le cose si creano con una certa... ci vuole un anno intero per preparare un festival. Stiamo già pensando, però ancora non voglio anticipare nulla. Chiudiamo la pagina degli eventi con la festa dell'uva di Masera, visitatori record ieri alla Sagra Maserese. Recuperata ieri sera la festa dei fuochi d'artificio, il maltempo aveva costretto gli organizzatori a spostare l'evento di un giorno. Ieri pomeriggio invece si è svolta la sfilata dei carri, 4 realizzati dai residenti delle frazioni. A Masera ieri protagonista la sfilata dei carri allegorici. La festa dell'uva, giunta quest'anno alla 92esima edizione, sta per volgere al termine. Il Palio degli Asini, in programma questa sera alle 21.30, è l'atto conclusivo della 5 giorni di divertimento e gastronomia presso gli impianti sportivi di Masera. Una festa la cui anima è rappresentata dai volontari, più di 300 fra grandi e piccini, impegnati nella riuscita dell'evento. Si avvicendano fra tavoli, fornelli, griglie, oltre che al banco di beneficenza. Il maltempo di sabato ha concesso ieri una tregua e così alle 14.30 ha preso avvio la tradizionale sfilata dei carri. L'appuntamento rappresenta certamente uno degli eventi più attesi della Sagra. Quest'anno sono stati 4 i carri presentati, tutti studiati e realizzati dai volontari delle frazioni. Non si tratta di un palio, ma di una manifestazione che alla base è la voglia di divertirsi assieme. La preparazione dei carri richiede impegno ed dedizione. I residenti delle frazioni ogni anno rispondono positivamente alla nostra chiamata, spiega Graziano Volfi, da quest'anno patron della festa. La gente, assiepata lungo la provinciale che taglia il paese in due, ha fatto da contorno alla sfilata. Una sfilata che ogni anno richiama davvero molti spettatori, diversi, provenienti anche da fuori confini provinciali. Un
storpia a significare l'anima contadina del paese, la padella bucata dove si cuociono le calda arroste, una grande slitta usata dai contadini per il trasporto di legna ed erba, poi, in onore dei cugini svizzeri, ospiti della festa, un carro musicale ispirato ai corni. Ieri sera invece in programma i protagonisti sono stati i fuochi d'artificio. Lo spettacolo, inizialmente programmato per sabato sera, è stato posticipato a causa della pioggia a domenica sera. Neanche a dirlo, un grande spettacolo. In apertura di pagina sportiva il calcio, grande soddisfazione per l'omeniese Leonardo Merio che è nei 19 convocati per la sfida di Champions League domani al Camp Nou contro il Barcellona. E di calcio si parlerà ovviamente in Dilettanti per Dire, in onda questa sera alle 20.30. Ospiti in studio l'allenatore del Piedimulera Davide Tabozzi e il direttore generale dell'Accademia Borgomanero Gino Turconi. Appuntamento con Dilettanti per Dire, come tutti i lunedì abbiamo un ospite nei nostri studi che è già arrivato, l'allenatore del Piedimulera Davide Tabozzi. Ciao Davide. Buonasera. Sedia vuota, ma tra poco si siederà su quella sedia il direttore generale dell'Accademia Gino Turconi, che è un po' in ritardo. Salutiamo, ciao Gino, ci vediamo dopo. Davide, un buon punto quello di ieri, anche se forse alla vigilia avresti sottoscritto, al 90esimo qualche rammarico c'è stato. No, certo, se me lo dicevi in pullman quando andavamo su a Villeneuve, firmavo, perché là non so quanti vanno a fare punti, solo che poi dopo il primo tempo è giusto il pareggio, diciamo che è giusto il pareggio, diciamo così, perché loro sono organizzati, si allenano di pomeriggio, il campo là è un aeroporto e loro sono abituati, cambiano gioco. Un buon punto. Noi abbiamo fatto bene. Ecco, è partita la campionato di promozione, Serie D Eccellenza sono la seconda giornata, Serie D un Gozzano già lanciatissimo sull'onda della scorsa stagione, in Eccellenza è strano trovare una sola capolista e che capolista è Verbania. Sì, che poi vince sempre in inferiorità numerica e quindi poi li ho già incontrati due volte, sono una squadra forte tecnicamente ma anche forte fisicamente perché sono tutti tosti. Hanno preso anche Troiano, l'allenatore è bravo, cosa vuoi di più? Loro e la Biellese sono le due favorite secondo me. Forse non è ancora arrivato Turconi perché gli avremmo fatto questa domanda, sì, io che te, campionato a parte, fa l'Accademia in promozione in 10 secondi. Sì, no, sospendere, ma perché? Perché così, poi dopo è logico, devi giocare, contro di te giocano tutti alla morte, perché giocheranno tutti alla morte. Però poi i valori alla fine dell'anno vengono fuori, lì ci sono giocatori, possono fare l'eccellenza con quella squadra lì e arrivare ai playoff tranquillamente. Con Davide Tabozzi e con Gino Turconi vi aspetto a Dilettanti per Dire. E siamo al podismo, novità per la mezza maratona di Gravellona, oltre alla distanza classica prevista anche una non competitiva di 10 km ed una family run. Novità importanti per la mezza maratona del VCO da quest'anno targata Aquadventure Park di Baveno, infatti insieme alla classica mezza maratona ci saranno due nuove corse competitive per le famiglie. Sì, quest'anno vogliamo portare i nostri concittadini a partecipare a una grande giornata di sport, a un grande evento come è la mezza maratona del VCO. Quindi abbiamo organizzato queste due manifestazioni, due gare, una di 10 km che si chiama Corriamo Gravellona 10K e la Family Run 4K per i meno preparati, diciamo per i ragazzi. E per tutti ci sarà la maglietta ricordo, la maglietta dell'evento che rappresenta la nostra chiesa di Gravellona, la chiesa di San Pietro, con il campanile appena restaurato, ovviamente sarà tutto ristilizzato. E speriamo di avere successo, invito i nostri concittadini quel giorno lì, lasciate a casa la macchina e venite con noi a correre nelle vie del paese e lungo lo Strone. Sindaco, cosa rappresenta per la città di Gravellona questo evento che ha una lunga storia? Sì, beh, ormai è una tradizione consolidata e da oltre 20 anni il gruppo sportivo Gravellona organizza splendidamente questa manifestazione che porta sempre un migliaio di persone sul nostro territorio che hanno la possibilità di correre sulle nostre strade toccando il Lago Maggiore, il Lago di Mergozzo e tornando poi a Gravellona con un bellissimo arrivo nella nostra bellissima pista di atletica ed è quindi un appuntamento fisso e insieme alla mezza maratona del Lago Maggiore rappresenta
la corsa su strada, credo più importante del VCO, che ha una valenza che va ben oltre i nostri confini, quindi per noi è un grande orgoglio poterla così sostenere, e per me è un grande orgoglio poter partecipare. Io sono uno di quelli che ha fatto tutte le edizioni, spero di riuscire a fare anche quella di quest'anno, anche se sono un pochettino così fortunato, diciamo, non in formissima, però il tempo limite è abbastanza ampio da consentire anche a quelli come me che non godono di grandissima forma proprio tutto l'anno di poter ambire ad arrivare, ma sicuramente sarà una grande giornata di sport, di festa, e l'aver aggiunto e voler sostenere e lanciare con grande convinzione anche le altre gare più corte è un modo per coinvolgere più persone, per coinvolgere anche coloro che non se la sentono ancora di correre i 21 chilometri, però avranno la possibilità anche loro di essere protagonisti di una splendida giornata di sport. E vi ricordo il nostro sito internet www.tuttonotizie.info. Per il momento è tutto, grazie per averci seguiti e arrivederci alle prossime edizioni.